Stefano Bucci è stata la prima persona che abbiamo intervistato per Foggia Città Aperta. Mamma è stata nella. Speriamo che non sia l'ultima. No, assolutamente, faremo altre milioni di ci eravamo lasciati nella serata per ricordare Franco Mancini e in una serata in cui non sapevamo ancora se il Foggia si sarebbe riscritto al campionato. Ora il Foggia si è riscritto, abbiamo una bella società, un bel presidente, una bella squadra, però non abbiamo il campo. Abbiamo l'antistadio, quindi si può giocare. Io ricordo quando ero bambino, quando ero ragazzino, penso un po' tutti a Foggia, dove si va a giocare? Davanti allo stadio, al piazzale dello stadio, si mettevano due sassi per fare la porta o due borsoni e si giocava. Potrebbe essere un'idea, però non so se la Lega Nazionale Dilettanti ci danno questa possibilità di poter giocare. No, perché poi c'è sempre il problema del palo, no? Perché poi è entrata, non è entrata, no? Ma era... Sì, c'è cioè questa... E allora, no, penso che difficilmente ci daranno autorizzazione, non la osta. Senti, ma alla fine il vecchio presidente si starà facendo due risate di questa storia, sarà arrabbiato anche lui. Parlo dell'ex presidente. Don Pasquale Casillo. Ma io l'avevo detto già, il problema è che noi abbiamo giocato pure la partita a Lecce in Camporeo, il problema è quello, lo stadio. Era uno stadio che ha mille problemi, cioè non viene mai messo a norma. Sai, in fondo poi su questo aspetto aveva... No, su questo aveva ragione, aveva perché ragione, il problema dello stadio è un problema che si continua a rimandare e che ovviamente non si riesce a risolvere. La cosa strana è che, per esempio, ho visto dalle immagini, al di là degli stadi, perché è vero che ci sono dei campi che sono al di sotto di 4-5 mila posti, che chiaramente non sono soggetti a tanti vincoli. Il nostro stadio è uno stadio che arriva a 25 mila posti, quindi è soggetto a delle normative, a delle leggi che bisogna... Però la cosa strana è che, per esempio, a Taranto abbiamo visto la partita, tutti abbiamo visto in televisione che la curva dei tifosi del Taranto, la parte superiore c'erano i tifosi, la parte inferiore era praticamente smontata e quindi ed era un cantiere, quindi non lo so, secondo me è un peccato, non si toglie entusiasmo ad una società che invece merita tanto, perché hanno fatto tanti sacrifici per poter iscrivere la nostra squadra. Ma immagina che cosa sarebbe stato senza la squadra di calcio Foggia. Sì, infatti ci abbiamo pensato per qualche settimana, poi pensavamo di aver risolto e invece non abbiamo risolto, perché abbiamo rischiato di perdere il calcio. Ora si gioca, ma noi non vediamo le partite, per cui abbiamo fatto la battuta che si giocherà probabilmente lunedì a Melfi. Ci sarà un settore destinato ai barbieri e ai parrucchieri foggiani, che saranno gli unici che alle 3 di pomeriggio di lunedì potranno andare, perché tutti gli altri avranno... È un grandissimo peccato. Secondo me è una cosa che squalifica la città. Io credo che gli amministratori tutti dovrebbero fare anche l'impossibile. Ora non so, perché ho sentito che mancano certificazioni riguardante la tribuna, quella, sì, cioè la tribuna, il certificato ovest, di agibilità della tribuna ovest. Addirittura manca un certificato che è importantissimo. Eh sì, che è strano non riuscire a trovare. Ed è stranissimo. Io ho provato a vedere a casa, non a casa, no, mia. Nemmeno non io, c'è anch'io, tutto, controllo l'ho provvistato ovunque, cioè proprio non... Facciamolo sto certificato, cioè non lo ricreiamolo di nuovo con Photoshop, chiamiamo subito degli ingegneri, facciamo una... Insomma, il Foggia deve avere la sua casa, che non è solo la casa del Foggia, ma è la casa di tutti i tifosi della città di Foggia. Senti, chiudiamo con il tifoso più illustre tra i foggiani, che purtroppo in questo periodo non vediamo in giro perché pare che sia come cosa direbbe di questa storia? Cosa devo dire? A me dispiace molto il fatto che non si può andare a vedere la partita. Può darsi pure che aspettano me che esco da carcere. Ma adesso scrivo al direttore del carcere dove sto, se mi do un permesso premio vengo a Foggia e risolvo la questione. Parlo io col sindaco. Grazie Stefano. Grazie a te.